0 è il dato ufficiale delle persone contagiate da coronavirus nella nostra città. Non ci sono attualmente persone infettate al virus nella città di Capua. Oggi abbiamo effettuato invece la distribuzione presso il Palazzo del Governatore con l'aiuto del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile della città di Capua dei buoni spesa. Oggi, domani e dopodomani l'operazione sarà effettuata presso chiaramente il Palazzo del Comune in Piazza dei Giudici. Con ottimi risultati abbiamo evitato file, abbiamo evitato qualunque forma di aggregazione. Oggi, stamattina, lunedì, è iniziata questa fase nuova di apertura collegata al decreto del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il numero 39 del 25 aprile. Con questo decreto la Regione Campania si è omogeneizzata rispetto alle altre regioni d'Italia, quindi è possibile effettuare una serie di operazioni anche per le attività commerciali dai bar ai ristoranti, come ieri ho spiegato, e un dato che ieri mi è sfuggito. Nell'informazione, nell'attività ludico, l'attività di passeggiata presso la propria abitazione, è fondamentale ricordare che questo può essere effettuato dalle 6:30 alle 8:30 del mattino e dalle 19 alle 22 della sera. Non andate oltre questi orari perché venite sanzionati nel caso in cui una pattuglia della Polizia Municipale o delle forze dell'ordine vi dovesse fermare. Mercoledì e giovedì invece, come da programma e come dall'inizio di questa avventura della pandemia, saranno distribuiti sempre i pacchi alimentari presso il centro Caritas, sempre come vi ho ricordato nei giorni scorsi, per un numero oltre le 800 famiglie attualmente servite e assistite dall'intera comunità. Voglio anche dare però una novità. Avete visto all'inizio della pandemia, proprio 1 mese e mezzo fa, che sono state effettuate delle prove di carico sul ponte romano. I risultati sono arrivati. Il ponte romano presenta una struttura valida, può portare contemporaneamente nel doppio senso di marcia il carico di 3,5 tonnellate a mezzo che lo attraversa. È un dato importante che ci rincuora, ci rassicura, e inoltre siamo riusciti a far fare una prova di carico fino a 24 tonnellate, un dato anche questo importante perché se necessita è possibile far transitare sul ponte, bloccando chiaramente il senso di marcia ad altri mezzi, un pullman carico di persone. E questo pure è fondamentale in vista di possibili attività dopo il Covid all'interno della nostra città. E voglio dare anche un altro dato. Sulla mia pagina Facebook sto ricevendo tantissimi messaggi e commenti. Alcuni mi vanno a fare anche alcune domande. Sto portando avanti questa informazione serale che è legata al Covid e anche ci metto dei punti aggiunti. Però, visto i 4.200 like e oltre i 4.400 follower che attualmente vivono la pagina Facebook di Luca Branco, abbiamo pensato di avviare un giorno alla settimana, che è immaginato il lunedì sera alle ore 19:30, una diretta Facebook, che poi nei prossimi giorni vi spiegherò come immaginiamo di metterla in piedi, sempre per venire più incontro possibile alle domande che mi vengono effettuate e dare tutte le informazioni possibili su ciò che si sta facendo e cos'è in programma nell'amministrazione Branco. Grazie.